Oggi siamo qui in presidio per difendere i diritti dei lavoratori della Federdistribuzione che non hanno visto rinnovato il proprio contratto. L'unico settore che non ha visto riconosciuti 240 euro e che è stato, diciamo così, provocato dalle associazioni datoriali con richieste irricevibili, provocatorie, che hanno determinato la rottura del tavolo di trattative. Chiediamo rispetto per questi lavoratori e un riconoscimento economico che dia dignità ai loro salari e alla loro professione. Ancora una volta Federdistribuzione, come nel 2015, si è delineata a una fase diversa dalle altre associate che hanno sottoscritto i contratti per questo settore, anzi hanno fatto delle richieste irricevibili perché vogliono un allungamento dei contratti a termine in maniera non esigibile e di norma hanno abbassato anche i livelli per quanto riguarda la professionalità dei loro lavoratori. Paradossalmente i grandi gruppi, quelli almeno che aderiscono a Federdistribuzione, si ostinano a non voler rinnovare i contratti, mentre Confcommercio, Confesercenti e da ultimo Distribuzione Cooperativa, quindi le altre associazioni che raccolgono gli altri punti vendita e gli altri gruppi della distribuzione commerciale, l'hanno rinnovato. Quindi paradossalmente chi avrebbe più possibilità, i grandi gruppi, almeno alcuni, quelli come Acqua e Sapone, come Arca Planet, come Obi, i gruppi Coin, OVS, insomma questi grandi gruppi si ostinano a non voler rinnovare il contratto e a porre condizioni per il rinnovo che sono irricevibili, come già detto, quindi con una mortificazione della professionalità dei lavoratori coinvolti e una esasperazione della flessibilità che vogliono richiedere. Io sono dipendente di Acqua e Sapone, oggi sono qui perché non trovo giusto il non rinnovo del contratto, appunto, della Federdistribuzione, perché diciamo che trovo disparità nelle condizioni tra i vecchi e i nuovi contratti. Non è giusto per i nuovi contratti avere un abbassamento di livello con più invece obblighi, in quanto non è in festività lavorate non su base volontaria, oppure trovarsi, diciamo, a fare delle mansioni, secondo me demansionate, cioè le pulizie, cosa che secondo me non ci competono. E quindi, ecco, secondo me queste condizioni non equivalgono al nostro livello.